Ah, ma sì, va, oggi mi voglio rovinare. Tutorial più tab regalata, ma via così. Ciao ragazzi e benvenuti qua in un nuovo video. Chi mi conosce lo sa, io ho un'adorazione per vari gruppi rock, metal, io ascolto un po' tutti i generi, però ho una passione sfegatata per un grande che è Stevie Wonder e oggi andremo a vedere il tutorial del brano Superstitious, probabilmente uno dei brani più famosi della sua infinita discografia. Prima di iniziare, due cose importanti. In descrizione trovi il link per poterti scaricare gratuitamente sia la tab che la backing track. La backing track poi è tutto il brano, ho scelto di farlo in standard tuning. Il brano originale bisognerebbe suonare le stesse parti che andrai a vedere, ma un semitono sotto, quindi accordato mi bemolle il basso per intenderci, ok? Quindi un semitono sotto. In questo caso invece ho voluto tenerlo standard perché non a tutti fa piacere cambiare l'accordatura, poi se hai un Floyd Rose tipo questa chitarra è ancora più scomodo perché devi regolare insomma le molle e la tensione. Quindi ho detto teniamolo in standard, è solo un semitono, va bene così. Adesso buon divertimento. Ah, al fondo di questo video troverai la cover del brano fatta da me, in modo che quando sarai un po' pratico con il brano potrai suonarla avec moi. Questo meraviglioso brano è un tipico esempio di schema AB, nel senso che ha o l'intro e la strofa, che chiameremo A, che vediamo adesso, e poi abbiamo il ritornello che chiameremo B. Okay? La cosa straordinaria di questo brano è che in realtà armonicamente c'è nulla, perché il riff è come se fosse sempre un Mi minore, cioè come se fosse sempre un Mi minore continuo, ok? Armonicamente non c'è un cambio di accordi. Il riff inizia così, la canzone inizia con la batteria, dopodiché parte con questo piccolo fraseggio in levare, ok? E poi c'è il Mi basso che inizia la prima delle due battute del riff. Allora, questa introduzione è 5, 7, 5, 7, però suonato con un'acciaccatura all'inizio, 5, 7, e poi abbiamo, ok? E poi qui partiamo con il riff vero e proprio, che è Mi basso, ok? Poi abbiamo Mi sotto, Re, Mi, Sol. Mi, Re, Mi. Ok, fatto lentamente. Anche qua, Re, Mi, no? Dobbiamo sempre suonarlo a mo' di acciaccatura, sono sedicesimi, ma a mo' di acciaccatura. Vado lentamente e cerco di metterlo a tempo. Ok? Quindi rifacciamo. La seconda battuta rifà 5, se, qui ottavi 5, 7, 5, 7 e finisce come la precedente. 5, Sol, 7, Mi e di nuovo 5, 7. Quindi tutto. Ok, però sentite che suonato così abbiamo un certo piattume, no? È molto piatto. Dobbiamo tentare di dare quello che lui dà al clavicordo, no? A questo strumento bellissimo che sembra un Roland, ma ha questo suono molto nasale. E lui ha perennemente un polso del brano, no? Quindi il suono è più questo. E questo come si ottiene? Cercando di inserire dei rake. Vedi? Vedete questo, dopo questo 5, questo Sol, questi due rake, no?
Vedete, questi solo due rake di sedicesimo come fanno la differenza all'interno di questo riff, altrimenti diventa molto piatto. Altra cosa è suona, non suonare sulle uova. Cosa vuol dire? La mia maestra di piano, quando cercavo di fare dei pianissimi, no, durante Beethoven, brani classici, mi diceva: no, ma quello non è un piano, quello è suonare sulle uova, è suonare troppo piano. Quindi qui invece è aggressivo, dobbiamo cercare di dargli... Ok, dategli questo ritmo, questa gioia di vivere al brano, ok? Andiamo avanti con il ritornello. Se è possibile, il ritornello è persino più geniale del riff principale, perché ha tutti accordi praticamente congiunti, un giro di accordi stranissimo, tutto maggiore, veramente insolito, il che rende proprio Stevie Wonder veramente un genio delle progressioni particolari. Allora, inizia con questo accordo, che è semplicemente un si settima. Abbiamo la tonica, si, poi abbiamo un mi bemolle, ok, la, e poi di nuovo la sua terza maggiore, la e la settima minore. Ecco qua l'accordo di si settima, no? E lui che cosa fa? Va avanti a do settima, vedete? Torna indietro, that you don't understand. Ok, vedete com'è? Va avanti e indietro sostanzialmente, no? Si, do, si, la diesis, ok? Oh, in questo caso si bemolle, ok? E torna la, vedete, va indietro, torna si settima, con tre colpi così. Superstation in my hand. E ritorna fantasticamente alla strofa. Quindi guardate gli accordi, se non è genio questo, non lo so, ditemi voi. Non tanto per la difficoltà, io lo dico sempre, non è la difficoltà che fa la genialità, ma è la particolarità. A chi sarebbe venuto in mente di fare gradi con un ritornello molto melodico, estremamente melodico? A chi? Solo Stevie Wonder, grandissimo, grandissimo della musica. Ma adesso lo so, siete dei golosoni, cavallo goloso, diceva quella pubblicità delle caramelline, e volete anche la parte, diciamo, solista, per modo di dire. In questo caso ho preso la parte solista dai fiati, ok, dalle trombe che ci sono all'interno di questo brano, e alla metà della strofa si sente questo. Ok, o poi come volete voi. Insomma, sostanza fa 9, 9, ok, sulla terza. Poi qua abbiamo, questa è una pentatonica di mi minore, eh? Abbiamo 5, 7, slide a 9, vedete? E scendiamo giù a re, di nuovo sopra si, e chiudiamo mi, ok, quindi... Poi facciamo 9, 7, 9 e poi bending 10 sulla seconda corda, ancora la nota di 8 e gli diamo un piccolo bending e richiudiamo sul mi, quindi... Ok, quattro volte lo fa e poi dopo queste quattro volte okay, abbiamo il ritornello. L'altra parte che sentite, diciamo solista, insomma dei fiati, è quella alla fine del ritornello, dove ci abbiamo il... Ok,
quindi 9, 7, 6, 4, 6, 4, 6, ok? E 2, quindi... Ok? Tutte queste parti, diciamo, soliste di arrangiatura, insomma, del brano, le sentite sempre negli stessi posti. E infine c'è questa lunga coda, no, dove tutti questi fraseggi si ripetono, su cui sarebbe anche divertente poterci assolare, sempre in pentatonica minore di mi. Ok, vi divertite un pochettino, insomma, potete usare le semplici pentatoniche minore e suonerà molto 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 bene, dovuto proprio alla natura riff di questo brano. We'll be right back.
Benissimo, spero che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia insegnato un brano veramente divertente con cui crescere nel tuo ritmo e nel tuo playing di chitarra. Se ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale e schiaccia la campanellina per rimanere aggiornato a tutti i miei contenuti. E se pensi di aver bisogno di chiarimenti su questo brano o su tutte le lezioni che ho fatto qui, che sono più di 1000 credo, puoi contattarmi alla mail umbertotube@yahoo.com e organizzeremo le nostre lezioni private. Tra l'altro, questo mese, voglio ricordarti, siamo a metà mese, sta per scadere, abbiamo una specialissima offerta su un pacchetto di 10 lezioni, veramente al prezzo di patate, delle patate. Mi raccomando, se hai bisogno, mandami una mail. Con questo io ti saluto e vado a divertirmi con Stevie Wonder. Ciao.